Dunque, sono stato molto fortunato perché da anni ho il privilegio di leggere Maurizio, e di occuparmi delle sue trasposizioni. Mi sono occupato sia come producer, supervisore artistico dei Bastardi di Vito Falcone che di il commissario Ricciardi. E è quello interessante che finisce la mia produzione minore. Anteriore, perché parliamo degli anni 30, ma dico tornerà. Sta per tornare, E la materia calda di Maurizio, la materia emozionante di Maurizio, non va toccata più di tanto, nel senso che questa è la parte più difficile del mio lavoro, far capire un po' al team. Quando si pensa a una trasposizione, si pensa sempre solo a così inventare di sana pianta, sconvolgere. Io ho sempre letto con molta attenzione, e mi sono reso conto che c'era già tutto, anche nel silenzio grande. Quindi, la prima cosa che ho fatto è pensare anche ad Alessandro se aveva il coraggio di non rinunciare. Anzi, enunciare la teatralità, cioè l'origine teatrale, chi meglio di lui, che già l'aveva portato in scena, poteva farlo. Quindi da qui abbiamo iniziato a lavorare, anche, vabbè, io ovviamente sono figlio del centro sperimentale, la prima regola è niente è stato mai creato dal nulla, tutto è stato già fatto, quindi guardate, quindi ho guardato tanti, tanti classici del cinema, del buon cinema, tratti da opere teatrali, che avevano avuto questo coraggio, cioè non spazializzare, non sventrare, ma portare al centro la potenza della storia e della battuta, che Maurizio aveva scritto in modo esemplare. In più, in questo testo avevo colto qualcosa che ha fatto vibrare le mie corde, che non è solo il non detto, il senso grande per me non parla solo del non detto, ma incarna un sentimento che credo sia comune, a prescindere dalla religione. Io sono cattolico, ma credo sia un sentimento proprio sentito nell'unanimità, quello che quando si perde una persona cara, in qualche modo questa persona cara continua a vivere tra di noi, c'è, esiste, ci parliamo, la ascoltiamo, ci confrontiamo, perché ci hanno lasciato delle cose, non sono andate via, sono ancora vive e possiamo tenerle in vita. Questo è per me il silenzio grande, questo è quello che ha scritto secondo me Maurizio, e quindi ho cercato di portare l'attenzione, soprattutto poi nell'epilogo, soprattutto su questo sentimento che credo sia universalmente magnifico ed è anche una speranza, ci conforti quando perdiamo delle persone care. E poi lavoro con sia Alessandro che Maurizio, con Alessandro in particolare abbiamo lavorato sulla battuta, perché la battuta teatrale non è quella cinematografica, quindi abbiamo limato. Era divertente perché io sostanzialmente lavoravo di notte, nel senso che siccome eravamo sul set tutto il giorno a girare, con gli orari da set, 12-13 ore circa, io poi da producer sono accanto al regista sempre, quindi anche 14-15. Dopodiché tornavo a casa, lavoravo sul copione, glielo stampavo e glielo portavo sul set. Lui lo leggeva, iniziava nel suo tempo libero, nel weekend, a limare, Andre questo di troppo, Andre questo lo accorciamo, Andre questo lo scottiamo. Dopodiché veniva passato a Maurizio e Maurizio ovviamente in qualche modo da subito ha capito che il rispetto, credo, spero, era totale di ciò che aveva creato, e stavamo semplicemente lavorando a un adattamento che fosse quanto più rispettoso e fedele possibile. Quindi ancora una volta ti chiedo, siamo stati rispettosi? Siete stati meravigliosamente rispettosi, ma non è questo, è la propria identitario. Cioè, sapete quando tutti quanti hanno in mente la stessa cosa? Perché non serve nemmeno o più di tanto parlarsi, ed è una sorta di piccola magia che non avviene quasi mai, devo dire, e che invece stavolta è stata perfettamente corrispondente. C'è una identità. Io vedo dei personaggi, loro li conoscono già. Quindi,
Il mio mettere carne addosso a questi personaggi corrisponde esattamente a come loro la vedono. Quello che ha detto Andrea adesso, una perdita non è un'assenza, è un concetto di fondo. Quando a volte, io sorrido perché mi chiedono come hai fatto a pensare a Ricciardi che parla con i morti, io rispondo invariabilmente, ma perché tu non parli con i morti? Io non so voi, ma io parlo costantemente con i morti. Cioè, quando uno ha perso qualcuno, viene meno quel fastidio di dover telefonare, di dover andarci. Basta chiudere gli occhi. Basta chiudere gli occhi e ci va. Quindi... La terapia tra natura, la telepatia tra natura. Sì, assolutamente. Io quando Alessandro mette scena la fine del Silenzio Grande, e credetemi, è un sollievo enorme poterne parlare, perché normalmente uno non lo può dire, perché, ma con chi l'ha appena visto, no, uno ne può parlare. Quando Alessandro mette scena la fine del Silenzio Grande, che è una fine che potrebbe anche essere dal punto di vista tecnico un colpo di scena, ma nella realtà dei fatti è la normale evoluzione della storia. E noi, insieme a Valerio Primic, capiamo quello che avremmo dovuto già sapere, e che è evidente. Io